Il nuovo corso di Pescara le piace? Lo sto appena guardando, sicuramente molto più ordinato. Sì, è ancora in fase di terminazione, però sì. Cos'è che le piace di più e cosa di meno? Mi cogli un po' impreparata. Cosa non mi piace? Il fatto che i lavori sono durati veramente tanto. Tra uno straniero e un altro a passeggio, il nostro mini sondaggio alla ricerca dei cittadini pescaresi sul riqualificato Corso Umberto, aperto da oggi fino a Via Firenze. Il nuovo aspetto non dispiace, ma si continua comunque a chiedere meno cemento, più alberi e panchine. Prima di tutto sì, è riqualificato, già una grande cosa. Perché no? Penso che una volta finito, tutto terminato, sia un buon corso, un bel corso. Con la pavimentazione, bello. Insomma, un restyling ci voleva. Prego. Io sono per il verde, quindi ben vengano le piante. Io sono un ex vivaista. Quindi se ne intende. Le piante sono ottime. Queste difficilmente si ammalano, quindi tecnicamente è valido. Sì, sì, mi piace, è bello. È largo, colori chiari danno una sensazione più di calore. Sì, molto carino, mi piace molto il verde, gli alberi, comunque anche per l'impatto ecologico sono molto importanti. Molto criticati da alcuni, però a me piacciono molto. Sì, mi piace, sono venuto apposta a vederlo stamattina. Cos'è che le piace di più? Le piante, sono state ripristinate delle piante, le vecchie erano tutte rovinate. Sì. Quando sarà tutto bello finito, penso che è un bel lavoro. E quindi così è una cozzaglia di cose, di alberi, di spazi messi in maniera diversa, non fruibili a livello... Ma quindi non le piace? E in un certo qual senso si poteva fare diversamente utilizzando altri sistemi. Sì, molto, lo trovo molto luminoso e poi comunque il centro, il corso principale della città, quindi avevamo bisogno di un restyling. Speriamo che adesso questo porti insomma un po' di gente a visitare questa bella città, insomma. Mattonelle, alberi, c'è stata qualche polemica, lei cosa pensa? Beh, vabbè, le polemiche ci sono sempre, c'è sempre un 50% che apprezza, un 50% no, però voglio dire, comunque il risultato c'è, noi siamo contenti e speriamo insomma di recuperare un po' di lavoro perso. Sindaco, una bella soddisfazione queste ringhiere che si tolgono almeno per una parte di Corso Umberto. Sì, il più contento sono io perché finalmente possiamo far vedere Corso Umberto in tutta la sua bellezza, pieno di piante, perché noi tra Corso Umberto e Piazza Sacro Toro abbiamo messo 187 piante e dobbiamo ancora mettere a dimora 2200 arbusti che ci saranno nei prossimi mesi, e oggi ci prendiamo la soddisfazione di riconsegnare alla città buona parte del corso, sapendo che già il prossimo mese sarà tutto completato.